Benvenuti a questo nuovo episodio di Voices of Future. Oggi abbiamo con noi Paolo Ottaviani. Benvenuto. Ciao Ciao Giorgia, Paolo. ciao a tutti. Grazie, grazie dell'invito. Ci rispondi da quale bellissima città? Da Roma. Dalla nostra Quindi hai capitale. utilizzato proprio il termine giusto, bellissima città. Beh, so che i romani ci tengono alle definizioni corrette, quindi è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, no? Così Nostra si value dice. proposition, la value proposition di Roma, questo, almeno esteticamente ci difendiamo. È giusto, giusto. Allora Paolo, hai voglia di raccontare un po' chi sei per chi non ti conosce e di che cosa ti occupi, un po' diciamo da dove sei partito e dove sei oggi? Sì, so che è una domanda un po' ampia, però almeno ti conosciamo La un po' meglio. domanda da HR. Allora, no, cercherò di essere estremamente sintetico, nonostante sia abbastanza prolisso di solito. Allora, se dovessi descrivermi, forse utilizzando due parole, utilizzerei Asia e innovazione, che rappresentano la mia passione, il mio background e magari anche il mio futuro. Perché Asia innovazione? Perché partiamo dall'Asia, cioè più semplice. Io nasco come sinologo, quindi mi laureo in lingue civiltà orientale e la triennale. Faccio un viaggio in Cina, comunque vinco una borsa di studio per andare in Cina a studiare per un semestre e lì scopro l'innovazione. E quindi ecco come subentra la seconda parte. Innovazione significa che nel 2014 in Cina già si pagava utilizzando il telefono. Quindi con Weixin, ovvero WeChat, magari più comunemente conosciuto, tramite il telefono potevi pagare. E io chiaramente anche adesso, nel 2022, c'è ancora un po' di difficoltà nei pagamenti magari con il telefono, lì già c'era tutta un'app per fare questo. Ho detto ok, la mia vita deve essere basata sull'innovazione. Cavolo, sì, cioè che adesso ci sembra una cosa normalissima, cioè la cosa più comune del mondo, ma se ci pensiamo 8 anni fa nessuno sapeva, cioè almeno in Italia no. No, Quindi. esatto. E lì continuo comunque i miei studi parallelamente, quindi rimane la mia passione per l'Asia, quindi anche dopo il magistrale mi trasferisco alla fine appunto in Cina per diverso tempo, per diversi anni, e lì però continuo appunto parallelamente il fattore innovazione, dal punto di vista magari dell'ecosistema startup. Quindi feci questo per dire come è stato il mio esordio, tra virgolette, nel mondo dell'innovazione. Il mio primo pitch a 24-25 anni, mix inglese-cinese, Wow. davanti a degli investitori cinesi. Spoiler, forse non è andato benissimo, però è stato interessante perché ho comunque avuto modo effettivamente, tra l'altro era una startup italiana insomma, con la quale collaboravo, che mi aveva che, insomma, alla quale stavo dando una mano per fare questo pitch in Cina e quindi insomma tendenzialmente è stato il mio primo approccio al mondo dell'ecosistema dell'innovazione, quindi mi innamoro ancora di più del sistema dell'innovazione, soprattutto dell'ecosistema startup, e da lì inizia un po' la mia carriera. Direi vocazione, preferisco carriera, dal punto di vista dell'ecosistema venture capital, open innovation, startup, e quindi continuo ovviamente a iniziare a lavorare magari come consulente europeo in Cina per eventuali fondi di investimento cinesi, o corporate o startup che volevano entrare o comunque avere a che fare con il mercato europeo e soprattutto viceversa, quindi magari italiani slash europei che provano ad entrare nel mercato asiatico, e quindi c'era, diciamo, una consulenza da questo punto di vista, che tendenzialmente era banalmente, anche perché per lack of expertise tecnica, era dal punto di vista culturale, perché la sola conoscenza della lingua cinese, non che io sia un esperto di lingua cinese, però diciamo Non è esattamente, non è un valido esattamente. B2, quindi, però non è esattamente quello la cosa principale. È uno strumento, non è un fine, ecco.
Quindi c'è tutto un discorso di cultura, tutto un discorso di compliance, che poi piano piano chiaramente ho iniziato a, diciamo a imparare, a prendere nel tempo. Lì poi continuo, chiaramente torno in Italia, perché dovevo insomma continuare appunto dei lavori che stavo facendo in Italia, con un occhio sulla Cina. Quindi per dire, magari lavoravo con una società che si occupava di investimenti, impact investing, quindi sulla sostenibilità, matchando startup asiatiche, SDGs driven, quindi verso gli SDGs, con fondi di investimento sempre asiatici da quel punto di vista. E poi comunque ho continuato più o meno sulla falsariga del lavorare nell'ambito startup, con dentro una startup, investendo in startup, con un piccolo occhio verso l'Asia in generale. Bellissimo, c'è cioè anche perché è molto raro comunque questa cosa dell'Asia, nel senso che non è, cioè il primo paese a cui si guarda quando si parla di innovazione fuori dall'Europa è sicuramente sono gli Stati Uniti, non l'Asia. Quindi questo è sicuramente qualcosa di diverso e penso che ti abbia anche un po' contraddistinto tra tutti i tuoi, diciamo, colleghi appassionati di innovazione e startup. E penso che tu stesso ti sei reso conto di questa rarità che hai avuto anche possibilità di andare a studiarla, a vedere un mondo veramente molto lontano dal nostro. E secondo me hai sentito in qualche modo una sorta di chiamata e dovevi in qualche modo trasportare, no, quello che c'era là a chi è qua, perché appunto non si conosce. Questo è proprio, ora posso utilizzare il termine vocazione. Sì, hai perfettamente ragione, è stato più quasi se vogliamo utilizzare il termine, magari un grido di aiuto. Ti faccio un esempio molto banale, ma forse banale non è. Stavo cercando dei webinar o comunque anche, insomma, per esempio, durante la pandemia vivevamo a pane webinar praticamente. E, quindi webinar sempre sul concetto cioè sempre sul focus startup e ecosistema dell'innovazione, in Italia specialmente, o comunque libri o quant'altro, e c'era solo esclusivamente, cioè forse solo esclusivamente, appunto, come dici tu, focus, questa direzione verso la Silicon Valley, o al massimo Israele, se vogliamo. Però nessuno, o comunque che io non ho mai sentito nessuno parlare della Greater Bay Area, che sarebbe tendenzialmente la Silicon Valley cinese, quindi l'unione di città come Guangzhou, Hong Kong, Macao, Shenzhen, qui nel sud della Cina, che ha creato appunto una Silicon Valley, però asiatica. Nessuno ha mai nominato questo, nessuno ha mai nominato che il secondo paese al mondo in termini di numero di unicorni è la Cina, il terzo è l'India, il primo ovviamente sono gli Stati Uniti, però tu praticamente stai eliminando dal podio due paesi Sì. entrambi asiatici. Sì. In generale nessuno parla di questo. Ti racconto magari un piccolo aneddoto interessante su questo. Ho avuto l'onore di far parte dell'organizzazione del WIC, il World Artificial Intelligence Conference, quindi insomma, l'evento intelligenza artificiale più importante al mondo, organizzato dal governo di Shanghai, seppur da remoto, e il mio compito appunto era fare quello che ho sempre fatto, quindi cercare di aprirlo verso l'Europa. E c'è stata pochissima awareness, c'era pochissima awareness in Europa l'esistenza del WIC. Cioè, quando parlavo del WIC, per magari parlare con corporate o con speaker di altissimo livello, loro dicevano, ah, detto proprio in maniera informale, figo, che bello, è la prima volta che lo fanno? No, in realtà sarà, non lo so, la settima edizione, e quella prima, quindi dell'edizione che ho fatto io del 2021, sul palco c'erano Elon Musk e Jack Ma, quindi diciamo non due diciamo persone a caso. Scappate di casa, esatto. Esatto, e comunque sul palco ci sono Tencent, cioè Microsoft, sono delle corporate importantissime. E il fatto, appunto, questo aneddoto fa anche capire l'esigenza di un po' più di awareness. Cioè, com'è possibile che un evento come
mi viene in mente Slush, che è l'evento, uno degli eventi di eccellenza sulle startup in Europa, e lo conosce anche, non lo so, una persona che non si occupa di questo, però un evento come il WIKE, che comunque è AI, che possa essere una startup o meno, anche ricercatori, quindi anche pura accademia, non venga riconosciuto, o comunque non venga conosciuto. E quindi lì, questo è stato il grido di aiuto dell'ehi, ragazzi, forse dovremmo iniziare a guardare e anche a prendere spunto dall'altra parte. No, no, sono assolutamente d'accordo e sicuramente poi adesso ce lo racconterai come hai risposto a questa esigenza che hai sentito. È un peccato perché appunto è come dire, coprirsi gli occhi davanti a una parte di mondo che sta correndo veramente molto veloce e che invece bisognerebbe tenere gli occhi ben aperti per prendere spunto e anche solo magari farsi un'esperienza. Poi quello a cui ho pensato mentre stavi parlando è provare a darmi delle risposte, no? Al motivo per cui in Europa in generale non si guarda così tanto all'Asia come invece si guarda agli Stati Uniti. E inizialmente la risposta più superficiale che mi ero data era è difficile accedervi, poi mi sono detta, beh, ma anche negli Stati Uniti è difficile accedervi. In realtà il limite grosso fondamentalmente è la lingua, perché vai negli Stati Uniti l'inglese bene o male. Qualcosa lo sappiamo raccontare, se devo andare in Asia, esattamente, no, non è proprio così facile muoversi. Quindi penso che quello sia veramente il limite più grande che mette delle barriere enormi a livello proprio di cultura, conoscenza e anche curiosità stessa, no? Cioè io mi sento limitata dal voler saperne di più di magari una nazione dove. Cioè, anche solo a guardarmi in giro non capisco i cartelli, non riesco a comunicare o è complesso. Sì, guarda, hai colto sul fatto, proprio il segno in realtà, che poi in realtà, cioè tendenzialmente, anzi paradossalmente, è stato il mio driver che per appunto l'amore, la passione per l'Asia, ovvero non ne so niente, caspita, è il momento di imparare qualcosa, Sì. voglio buttarmi dentro. È stato, al liceo feci la tesina applicando l'Asia a tutte le materie. Bellissimo. Quindi è stata una cosa, infatti non andò benissimo proprio per questa chiusura un pochettino, cioè non fu capita, questo era un po'. Comunque, sì, hai ragione dal punto di vista della lingua, però diciamo che adesso con la globalizzazione, i cervelli in fuga non ce l'abbiamo solo noi, quindi comunque anche in Asia vanno insomma per studiare all'estero. L'unica differenza è che poi tornano. O meglio, tornano e dicono: ehi, io sono andato ad Harvard o a Oxford, alla Luiss, alla Bocconi, quindi anche in Italia, e ho imparato questo, oltre all'inglese, comunque un'altra lingua. Come facciamo? Secondo me, quindi dal punto di vista della lingua e della cultura, comunque dell'approccio, stanno cercando un po' cioè ci stiamo un po' globalizzando tutti. Secondo me, in realtà, più che problema, lo chiamerei forse il primo muro, è che, come hai detto tu, per quanto possa essere difficile andare anche negli Stati Uniti, banalmente per la lingua è più semplice comunque approcciare. In realtà, secondo me, è una questione proprio di cultura e di mindset. Noi siamo completamente, e non lo dico in senso negativo, anzi, atlantisti. Abbiamo comunque una Netflix, abbiamo una cultura americana, comunque del mindset americano. Quando arrivano Molto forte. turisti o Sì. sì, arrivano qua, noi abbiamo tutto, oltre ai fast food, abbiamo comunque i loro termini, bro, cioè Certo. cose veramente anche molto informali. O banalmente per lavoro. Io comunque lavoro in un venture capital, lavoro nel venture e noi utilizziamo 40% inglesismi. Quindi quando facciamo delle riunioni al di fuori, dei meeting al di fuori, dobbiamo cercare di ritradurre ma Certo. penso nel mondo del lavoro in generale, soprattutto Chiaro. consulenza, innovazione, eccetera. Vai a spiegare cos'è un pivoting in italiano. È una questione proprio di cultura. Se tu conosci, che è un po' il concetto che dicevo all'inizio,
il mio lavoro in Asia era anche parzialmente aiutare dal punto di vista culturale, che può essere business etiquette piuttosto che questa cosa si può fare, questa cosa è socialmente accettata piuttosto che questa, oppure in generale proprio dimostrare curiosità dal punto di vista dell'interesse. Il problema principale della cultura è che c'è poca conoscenza, ma c'è poca voglia di conoscere. Sono diversi, non mi avvicino per niente. Molto Grazie. detto banalmente così. E piuttosto che sono diversi, cerchiamo di capire come. E quindi c'è poca, se vogliamo, non userei il termine istruzione, però c'è poca educazione magari sulla cultura, sull'apertura verso quel tipo di cultura, perché poi Stati Uniti, per quanto possano essere diversi i vari stati all'interno degli USA, comunque in toto. Stiamo parlando di USA, togliamo la parte di America Latina, però gli USA, l'Asia, tutti i paesi sono estremamente diversi, ma anche l'un l'altro, ma anche dal punto di vista politico. Abbiamo paesi come il Brunei, che comunque c'è un re, abbiamo paesi come Taiwan, che è una repubblica, abbiamo paesi come l'Australia, che comunque c'è tutta la questione del Commonwealth, quindi rientra anche dal punto di vista UK, paesi dove ci sono la Thailandia, c'è anche un col Myanmar, c'è un semi-regime militare, quindi anche se vai a vedere l'Unione Europea, ci sono tutte repubbliche, quindi questo è il mindset. E secondo me è proprio questo che è la loro value proposition. Noi siamo diversi, con un obiettivo comune, magari quello di innovare o andare avanti, le economie emergenti. Insomma, veniteci a conoscere. Eh sì, e quindi scusa, come hai risolto questo problema? Cioè, cosa hai fatto? Visto che tutti ce lo stiamo chiedendo da quando ti sei introdotto. No, siamo molto curiosi, cioè, capire a cosa hai pensato tu che hai avuto la possibilità di avvicinarti a quel mondo e volevi un po' fare un ponte, no? Tra l'Italia, l'Europa e là. Allora, risolto è chiaramente ancora un gran parolone, però diciamo che ho cercato di colmare questo gap creando un progetto che ad oggi sta andando molto bene, il primo blog in Italia, in italiano soprattutto, che parla di venture capital, innovazione, open innovation appunto sull'Asia, infatti il nome è Innovasia, quindi noi pubblichiamo quasi tutti i giorni su LinkedIn e Instagram tutti articoli, approfondimenti, report e insights su quello che effettivamente sta succedendo dal Pakistan fino a Nuova Zelanda, Figi, sull'innovazione verticali tech, visto e considerato come ho iniziato questa chiacchierata dicendo innovazione Asia, ecco. Ho cercato di mettere insieme queste cose parlando appunto di entrambe le cose. Ovviamente attualmente è un blog, quindi stiamo cercando di creare awareness da questo punto di vista, che è estremamente apolitico, quindi non parlerò appunto delle diversità politiche. A me interessa quello che noi possiamo vedere in Asia, come si stanno muovendo, perché in alcuni paesi mi viene in mente il Pakistan o l'India o il Nepal, quindi il Sud Asia, si creano startup più per necessità che per devo fare un IPO, devo scalare, devo Certo. fare M&A, perché magari dal villaggio A al villaggio B non esistono infrastrutture, ma anche banalmente non esistono servizi medici, e quindi io ho bisogno di arrivare da qui a qui. Non ci sono strade, quindi ho necessità di fare un delivery. Poi certo, se arriva il fondo di venture capital o l'angel o il club deal che decide di investire, sono ben felice, ma io ho bisogno Certo. di vivere. Ho anche tutta la questione delle blockchain, criptovalute, eccetera. Lì c'è effettivamente una necessità o soprattutto magari del fintech. In Asia il fintech è veramente tocca a livelli altissimi perché c'è necessità di facilitare o di creare delle infrastrutture anche da quel punto di vista, quindi non solo fisiche, per pagare, per pagamenti in un posto dove tu
magari in alcuni posti c'è il livello di criminalità molto alta, o banalmente in altri posti c'è anche il livello di istruzione molto basso, quindi devi dare un modo per facilitare, non perché magari che siamo pigri, quindi abbiamo bisogno del delivery, però di facilitare proprio l'innovazione. Quindi Innovasia tende a esplorare questi ambiti con la speranza di, e l'obiettivo, soprattutto la mission, di andare a prendere spunto, aprire un po' la mentalità, in questo caso italiana, e prendere spunto, far prendere spunto e dire: ok, se l'Asia, cioè se un paese X molto piccolo dell'Asia, il Brunei o il Myanmar, oppure la regione del Punjabi pakistano, che è molto piccola, o lo Sri Lanka, stesso, tra l'altro, tanti tanti droni, ha bisogno, ha comunque delle, magari l'India no, però ha delle riserve finanziarie molto inferiori rispetto a noi, dal punto di vista anche infrastruttura, educazione, eccetera. Noi che siamo l'Italia, fondatori dell'Unione Europea, paese ricco, potenza mondiale, eccetera, perché non possiamo farlo? Perché non Certo. riusciamo a ricreare questo punto di vista, e quindi innovare. Grazie a Innovasia, quindi cioè, sei tra virgolette, è un progetto che segui in prima linea, quindi ti obblighi in qualche modo a rimanere sempre aggiornato su quello che succederà per poter aggiornare poi tutti gli altri. E tu riesci a applicare poi nel tuo lavoro di tutti i giorni spunti o cose che leggi o che vedi stanno accadendo di là, in qualche modo riesci a portare innovazione ispirandoti a loro o ancora pensi sia difficile questo? No, in realtà è estremamente utile, proprio perché abbiamo un punto di vista o europeo, ma soprattutto prendiamo spunto dalla Silicon Valley, che non ci viene in mente di fare proprio outside of the box. Dici: ok, ma in Cina lo fanno, in Cina, in Sud Corea, lo fanno completamente diverso, e se applicassimo questo punto di vista, e funziona. E se applicassimo questa tecnologia e funziona. Mi viene in mente che magari una startup come ScalaPay o Satispay hanno ricevuto degli investimenti proprio da corporate asiatiche, perché hanno Certo. visto effettivamente che è una. Mi viene in mente ScalaPay, che se non erro loro si occupano di buy now, pay later, che è una cosa che in Asia va da sempre. E quindi hanno visto appunto muoversi in Europa a questo punto di vista, e hanno iniziato a investire. Certo. E quindi metodologie piuttosto che tecnologie, piuttosto che punti di vista, piuttosto che proprio il proof of concept stesso ha funzionato lì, sempre perché non ci sono infrastrutture, sempre perché così, forse potrebbe funzionare anche qui. Guarda come hanno fatto loro. Oppure questo evento o questo format o questo fondo di investimento o sta performando o è molto molto bello, proviamo a farlo anche noi, proviamo, e tirò, sta funzionando, sta d'altronde tutta la parte magari di Scrum e Agile in parte viene anche dall'altra. Pensa anzi al meccanismo aziendale dell'Ikigai, quindi Ikigai è una parola giapponese. Adesso non so se è stato americanizzato. Di fatto l'ikigai in Giappone, anche tutta la cultura dei samurai, viene utilizzato per il saper vivere o comunque la volontà. Quindi Certo. la globalizzazione è questo, tendenzialmente, è cercare di collaborare, dato che, ragazzi, il pianeta è uno, quindi possiamo tutti fare parte dello stesso mondo. Cerchiamo di imparare come l'Asia, mi viene in mente la Cina, ma tanti altri paesi hanno preso spunto. Attenzione, dico preso spunto perché c'è sempre questo stereotipo del rubare, copiare, eccetera, per poi migliorare. Perché noi non possiamo fare la stessa cosa? Perché cosa ci vieta di prendere spunto e migliorare? È così sbagliato invece di utilizzare una metodologia fatta in California, utilizzare una metodologia fatta a Seul. No, assolutamente, sono assolutamente d'accordo con te e spero che anche grazie al diffondere
tramite questa intervista aiuti un po' a divulgare anche Innovasia e che molte persone capiscano, insomma, il valore aggiunto del prendere spunto anche da un'altra parte di mondo che sta andando molto veloce. E io ti ringrazio tanto per averci condiviso appunto di quello che fai e un po' la tua storia, perché io credo davvero possa essere veramente di ispirazione a molti. E prima di però lasciarti andare, ho tre ultime domande da farti che facciamo sempre tutti in chiusura. Allora, la prima è che cosa diresti al te di quando eri alla fine delle superiori, quindi avevi circa 18-19 anni e dovevi capire che percorso intraprendere? Buttati, buttati di più. Io Innovasia l'ho creata. Sono uno di quelli che ha creato Innovasia verso fine pandemia, non inizio pandemia. Proprio perché faccio l'esempio di Innovasia in realtà, ma posso utilizzare altri esempi. Perché ho accumulato così tante fonti, conoscenza, anche modo di cercare eventuali informazioni in Asia, ma anche stakeholders, comunque le startup che ho intervistato sono startup che io conosco, o comunque ho modo di ritornare lì, e che ho detto, ok, io prima o poi questa cosa dovrò deliverarla, per utilizzare un inglesismo appunto, e metterlo a terra in qualche modo. Ma ho sempre avuto, non paura, che poi in realtà è anche quello, ecco perché le startup, diciamo, sono sempre meno, di prendermi la responsabilità o di fallire o di fare, detto in maniera molto, di fare una figuraccia. E se non funziona e se effettivamente faccio una pagina, perché poi è nata come pagina Instagram, Innovasia, ha funzionato, sta funzionando, adesso ci sono insomma 7-8 collaboratori con me da pochissimo, ho già fatto una lezione, un lecture a un'università su questo, quindi diciamo che sta funzionando e c'è molta awareness, ma perché mi sono buttato? Se mi fossi buttato, anche banalmente quando vivevo in Cina, pensa a lanciare Innovasia mentre sono in Cina, da italiano, quindi magari ti faccio anche una questione di, non dico il vlog, però comunque sul campo rispetto che essere a Roma. Quindi buttarsi di più perché è più coraggioso quello che si butta e fallisce, e comunque ha più Assolutamente. meriti piuttosto che la persona che dice: ah, vabbè, ma forse più avanti, ho aspettato di avere gli asset giusti quando in realtà li avevo già, e in realtà sto imparando adesso Ma a fondamentalmente gestire gli tutto. asset giusti non li hai mai, cioè No, non li hai mai, non è mai esatto, giusto, ma non è, non parti non è neanche esatto, cioè imparato. anzi forse quando pensi di averli è proprio perché è troppo tardi, perché la sfida che vuoi diciamo porti non è abbastanza grande da buttartici dentro, perché alla fine poi l'obiettivo credo sia anche un po' quello di imparare, no? Cioè quando smetti a fare una cosa del genere impari sempre tantissimo e se tu parti pronto in realtà, sai, impari anche di meno, no? Io la vedo un po' in questo modo, quindi sono assolutamente d'accordo con te su questo. E l'altra domanda che ti faccio è se dovessi scegliere un libro che in qualche modo ti ha lasciato più degli altri, quale sarebbe? Può anche essere sia un libro recente che uno che hai letto più in passato. Allora, non mi ricordo il titolo che ho letto qualche anno fa, che era, non mi ricordo se era Leadership di creatività o perché ho letto anche in inglese, adesso non voglio fare un, però di fatto è il libro, l'autobiografia di Bob Iger, che è l'ex CEO di Walt Disney, dove lui parla della sua scalata verso i suoi 10 anni in Walt Disney. Lui lavora come assistente di regia in un piccolo, diciamo, studio di produzione americano che viene acquisito da Walt Disney, quindi inizia a lavorare in Walt Disney, inizia a scalare appunto fino a diventare CEO, e racconta da quando lui è entrato, quindi fino agli anni 90, fino a qualche anno fa diciamo che si è dimesso, perché 10 anni di CEO di Walt Disney penso che se non hai un burnout poco ci manca, anche se adesso è rientrato e sono molto felice di questo.
E lui quindi è stata la persona che durante la sua biografia, che è molto umana, perché parla della sua vita e quant'altro, ma racconta parallelamente, in maniera non troppo tecnica, tutte le operazioni di M&A che ha fatto, sto per dire innovazione, forse no, ancora no, che ha fatto Walt Disney, quindi la Marvel, LucasArts, la Bellissimo. Fox, la creazione di Disney Plus. Perché lui ha detto: caspita, questo Netflix sta andando abbastanza bene, forse il futuro potrebbero essere le piattaforme di streaming, e quindi crea Disney Plus. E quindi i suoi 10 anni da Pixar, anche perché lui era amico di Steve Jobs, e mi ha segnato molto, oltre perché è un libro estremamente bello, io sono un fan della Disney, e anche un fan appunto delle acquisizioni M&A e tech, perché lui ha. La maggior parte di queste acquisizioni le ha fatte più dal punto di vista umano che solo finanziario. Steve Jobs era Bello. un amico e gli ha detto: io sto per morire, voglio lasciare, cioè voglio che comunque tu continui questa mia cosa. E lui ha comprato la Pixar mantenendo tutto uguale. Infatti è Disney Pixar. Cioè lui ha mantenuto uguale, semplicemente ha ampliato gli studi, ok, ma le policy sono rimaste le stesse. Ha lasciato il nome Pixar, non ha cambiato nulla, i direttori, anche la parte, i C-level della Pixar, tranne, ahimè, Steve Jobs, sono rimasti tali, e questo in realtà ha portato un concatenamento di eventi. Se non erro, LucasArts, quindi Star Wars, eccetera, eccetera, George Lucas, ma anche un altro produttore, hanno detto: guarda, io non ho figli. Mio figlio è questa casa di produzione, non ho eredi, non so a chi lasciarla, ho visto che hai trattato così bene, non stiamo in fallimento, by the way, quindi non è che c'è necessità, però ho visto che hai trattato così bene Pixar, quindi Steve Jobs e tutto quanto, e anche le acquisizioni in passato, che preferisco che tu acquisisca la mia società e quindi la faccia andare come stai facendo andare benissimo Pixar e le altre acquisizioni, piuttosto che magari cambiare management o chissà che fine fa. Certo. E quindi umanamente io ti do in mano mio figlio, tra virgolette. E questo è Bellissimo, bellissimo, esatto, una storia bellissimo. bellissima. Infatti io adesso mi hai fatto proprio venire voglia di leggerla. Sempre che Picciato non bene. hai spoilerato troppo del libro, perché Ma guarda, basta andare su Google e vedere qua, hai e sì, Walt ragione. Disney, che società. Sto scherzando, dai. Allora, io ti ringrazio ancora tanto per essere stato con noi e alla prossima ti mando un grande saluto e saluto anche tutti. Ciao. Grazie, grazie a tutti, grazie a te Giorgio, è stata una bellissima chiacchierata.